Maria Grazia Cucinotta, ancora un appuntamento con Bulli Stop. Tu sei la madrina, cosa ti porta a continuare a collaborare con il Centro Nazionale contro il Bullismo? Guarda, è nato tutto dall'amicizia con Giovanna Pini, avevamo lavorato insieme e poi mi ha coinvolto la forza di questa donna meravigliosa che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la violenza, a supportare i ragazzi che subiscono violenza e a creare questa che è diventata la più grande associazione italiana contro il bullismo. E grazie a Giovanna Pini, perché io sono qui a dirle grazie ogni volta per tutto quello che fa per i ragazzi. Sono centinaia i ragazzi che si rivolgono all'associazione, che vengono non salvati, ma ha dato loro l'opportunità di capire che chi è bullizzato non è un perdente, è solo la persona più sensibile che va tutelata. E il bullo non è poi alla fine il mostro magari ce l'ha dentro casa e sfoca così la sua violenza. Bisogna andare a cercare di capire, ed è questo che fa Bulli Stop, non lascia mai nessuno da soli. Tu l'hai provato sulla tua pelle? Io l'ho provato sulla mia pelle, perché quando ero ragazzina ero alta, magra e con questi capelloni, con cose, quindi mi chiamavano tutti Olivia, quattro occhi, e comunque ero molto sensibile. Quando sei sensibile sei il bersaglio dei bulli, di quelli che si sentono più forti, di quelli che pensano che la tua vita, perché se sei forte, vale di più quando sei ragazzino, poi quando cresci i risultati sono altri, e io l'ho dimostrato in piccola parte. Grazie mille. Grazie a te.